Siamo nella sede provinciale della FIDC di Brescia con il presidente Marco Bruni per parlare dell'attualità ovviamente che ci riguarda, ma soprattutto quella che riguarda Federcaccia. E c'è una novità importante, Marco, perché da quest'anno voi raccoglierete il 5 per 1000 attraverso la dichiarazione dei redditi. Sì, siamo arrivati dopo un lungo percorso, perché ci sono voluti 2 anni, ad ottenere il 5 per 1000. Abbiamo dovuto fare delle modifiche statutarie. Questo è la Federcaccia di Brescia? Federcaccia Brescia, io sono per la bandiera bresciana, al limite arrivo Federcaccia Lombardia, ma questa è Federcaccia Brescia, quindi noi abbiamo ottenuto riconoscimento giuridico da parte di Regione Lombardia. E quindi abbiamo tutti i requisiti per poter accedere al 5 per 1000. Accedere al 5 per 1000 è una cosa piuttosto semplice, perché tutti paghiamo il 5 per 1000, perché chi non mette nell'apposito spazio della casella della dichiarazione dei redditi, non mette nulla, vanno in un fondo al quale accedono poi tutte le associazioni di volontariato. Qui si può fare una scelta specifica? Qui si fa una scelta specifica, la si fa per Federcaccia Brescia, ma soprattutto la si fa per l'attività venatoria, per la caccia, perché noi non abbiamo bisogno di risorse per mantenere le nostre strutture. Anche quest'anno chiudiamo un bilancio inattivo, noi non abbiamo bisogno di ulteriori stipendi, di ulteriori emolumenti, i dirigenti sono tutti con retribuzione pari a zero come sottoscritto. Noi però abbiamo bisogno di soldi per la ricerca scientifica. Adesso noi abbiamo avuto un primo incontro, ma che dobbiamo ancora approfondire, con una importante università lombarda per uno studio per ottenere quei famosi dati scientifici che ci servono per giustificare i calendari. Cioè, abbiamo visto che anche i TAR della Toscana, il TAR della Liguria, hanno messo l'accento sull'importanza dei dati scientifici per giustificare la Cesena fino al 31 gennaio. Ecco, noi abbiamo intenzione e stiamo valutando l'ipotesi di fare uno studio con un'università, uno studio che poi venga pubblicato su riviste scientifiche, in modo che abbia un suo valore da dare poi dopo alla Regione Lombardia per giustificare quello che è il nostro calendario. Si tratta di lavori molto importanti, anche perché qui faremo ricorso ancora una volta alla georeferenziazione satellitare, quindi ricordo che ogni ricevitore satellitare costa più di 5.000 euro, cioè ci sono parecchi numeri, parecchi soldi da investire. E quindi noi abbiamo bisogno sempre più di risorse, perché il principio è sempre quello, l'ho detto più di una volta, ma lo dico ancora una volta: noi dobbiamo smettere di pensare che siano altri a certificare i dati scientifici, a cercarli, a studiare, a fare in modo che noi si possa avere la possibilità di arrivare fino al 31 gennaio, dobbiamo farlo noi. Perché se non lo facciamo noi che siamo interessati, chi deve farlo? Quindi la raccolta di questo 5 per 1000, che interesserà molte persone da qui fino alla fine di giugno, serve solo a finanziare la ricerca scientifica per Federcaccia Brescia? Solo ed esclusivamente la ricerca scientifica Federcaccia Brescia ovviamente investirà i soldi in progetti a livello regionale, perché quindi partecipano anche Federcaccia Lombardia, che anche lei attraverso una leggera maggiorazione della tessera l'anno scorso ha raccolto importanti risorse finanziarie. Quindi noi siamo pronti a investire tantissimo in queste cose qua. Ovviamente investiremo anche, perché c'è un secondo progetto in parallelo sulla fauna stanziale, sui problemi che ha la lepre in questi anni a livello di aspetto sanitario. Investiremo nella nostra provincia come in altre province della Bassa Lombardia, e quindi cercando di coprire quelle che sono le esigenze di tutti i nostri associati, non soltanto i migratoristi ma anche gli stanzialisti. E poi dopo, insomma, penso che potremo raccogliere cifre importanti. Voi fate conto che con 1 migliaio di adesioni si raccolgono in genere dai 35 ai 45 mila euro, perché poi dipende, se fossimo in Calabria, con tutto rispetto ai calabresi, dove magari il PIL pro capite è più basso, magari la cifra sarebbe inferiore, ma noi abbiamo visto che le cifre che gli ambientalisti raccolgono nell'area milanese sono cifre importanti, sì, ma dico anche il canile di Abbiategrasso, esatto. Che con 1000 persone è capace di buttarti lì 35-40 mila euro per mantenere il canile. Ecco, noi dobbiamo farlo per la nostra associazione, cioè noi siamo in 13.000 quasi in Federcaccia, quindi penso che si possano fare dei bei numeri, ma soprattutto spaventare
con la nostra attività scientifica, perché tutti sono capaci a chiacchierare, sia nel nostro mondo ma anche nel mondo antagonista, no? Tutti blaterano, tutti chiacchierano, poi dopo arrivi davanti al giudice e il giudice ti dice: no, qua ci vogliono i dati scientifici, se ce li hai vai avanti, altrimenti stai a casa. E per donare il 5 per 1000 basta avere il codice fiscale, che adesso vi mostriamo, lo vedete in sovraimpressione, il codice fiscale della sezione Federcaccia di Brescia, e lo date al vostro commercialista o lo scrivete direttamente sulla vostra dichiarazione dei redditi. Attenzione ai CAF, che nei CAF i sindacati spesso a mettere il loro di codice fiscale, mi raccomando, chiedete, non bisogna scrivere Federcaccia, no, bisogna mettere il nostro numero, che è l'817 13 01 72, ma adesso lo vedete in sovraimpressione ed è fondamentale. Marco, si avvicina la data del 30 aprile, cosa ti ricorda il 30 aprile? Il 30 aprile mi ricorda che la mattina ho un corso, ma il pomeriggio ho l'assemblea provinciale e devo incontrare tutti l'appuntamento canonico di ogni anno. E la novità? La novità è che non lo facciamo più alla Canoa, non perché ci siamo trovati male alla Canoa, ma perché abbiamo avuto questa idea di voler andare a conoscere e andare incontro alla nostra grande provincia, le nostre 245 sezioni, e quindi faremo questa riunione al centro sportivo della Federcaccia Borgo Satollo, che ha deciso di ospitarci, quindi faremo la nostra assemblea e che poi termineremo con uno spiedo regolamentare con uccelli alla faccia di tutti. Un vero spiedo alla faccia di tutti quelli che dicono che non si può mangiare, che non fa bene, che è anti-etico, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ce ne freghiamo, come si suol dire, e faremo questo incontro tra di noi. E allora, per concludere, vi ricordiamo il 5 per 1000 che la FIDC di Brescia raccoglierà da adesso in avanti attraverso le dichiarazioni di redditi, dove bisogna avere il codice fiscale della FIDC di Brescia, e poi questa data del 30 aprile, segnatevela perché è importante, non più alla Canoa ma al centro sportivo di Borgo Satollo. E presenteremo il nuovo sito internet, ma questo sarà motivo di un'altra intervista. Benissimo, grazie Marco Bruni, un saluto a tutti voi.